Poesia pura, entri 30 secondi, prima palla, gol. Raccontaci. Sì, è un po' quello che immaginavo l'altra settimana, dai. Alla fine è stata veramente un'emozione. Neanche veramente nei sogni più belli, comunque entrare e toccare neanche un pallone, poi il primo tiro, che poi non è neanche sto gran tiro. Però è stato un bel gol. Sono contento perché i ragazzi mi hanno accolto benissimo e sono stato accolto benissimo e se ho fatto bene, se ho fatto anche merito loro. Quindi ringrazio i ragazzi che mi hanno fatto star bene questa settimana e niente, adesso cancelliamo questa vittoria e perché adesso arriva un'altra partita importante contro un'ottima squadra. Quindi adesso godiamoci questa vittoria oggi e domani e poi da martedì lavoriamo per vincere ancora contro la Sestese che è un'ottima squadra. Quanti minuti hanno le gambe? Perché questo era il dubbio iniziale oggi. Ma dipende, magari il terzino riesco a gestirmi un po' di più, davanti ce la corrono un po' di più. Mi sto allenando, mi sono messo anche a disposizione del preparatore in questa settimana, facevo doppi. Devo lavorare perché i ragazzi hanno un'ottima intensità durante l'allenamento, quindi sono un po' indietro, ma magari con qualcosa in più riesco magari ad arrivare. Meno male, se no chissà. Cioè, quanto un nipote mi ha detto. Sì. E quindi, dai, sono contento, cioè, inutile. Ma è stata, ripeto, una scelta importante per la mia carriera. E sono tornato qua a Legnano per non prendermi ringraziamenti di che cosa, ma per arrivare a maggio e festeggiare con i miei compagni. Grazie dell'emozione, Vale. Grazie a voi.